Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a vedere come poter sostituire la batteria tampone, una batteria di quelle piatte su Toshiba Satellite C855. Questa operazione si renderà necessaria quando vedrete che la data e l'ora si resetteranno ogni qualvolta andrete a spegnere il vostro PC. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati, seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook che trovate in descrizione e andiamo quindi a vedere come poter fare questa operazione in modo facile e sicuro. Per prima cosa stacchiamo sempre il PC dalla corrente, andiamo a rimuovere la batteria del computer. Andiamo a svitare l'unica vite che è presente sul pannello della scocca. Il pannello, una volta tolta la vite, si aprirà da solo. Basterà una leggera pressione. Io mi sono aiutato con una paletta in plastica, come vedrete tra qualche secondo nel video. Chiaramente, aprendo questo pannello, potrete accedere anche ad altri componenti, dei quali ho fatto già altri video, quindi salvatevi la playlist nel caso possediate questo notebook. A questo punto, per togliere la batteria, basterà aprire l'aletta e la batteria verrà via praticamente da sola. Prendiamo la batteria nuova, andiamo a togliere la protezione che si trova sul polo positivo. Queste sono batterie CR2032 che vi lascio anche in descrizione nel caso vogliate acquistarle. Vi consiglio quelle della Duracell, quindi vi lascio in descrizione il link per comprare una coppia di batterie. A questo punto, una volta pulita bene la batteria, andremo a reinserirla. Basterà fare una leggera pressione e la batteria si incastrerà praticamente da sola. Andiamo a rimettere il pannello. Prima di poggiare il computer fate attenzione a mettere qualcosa di morbido sotto lo schermo. Quando andrete a reinserire il pannello fate attenzione a non premere troppo e seguite i bordi come ho fatto io nel video. A questo punto andiamo a riavvitare la vite che abbiamo svitato prima e poi andiamo a rimettere la batteria. A questo punto il nostro PC avrà bisogno di essere riconfigurato sulla data e sull'ora, a meno che non abbiate attivato la sincronizzazione, quindi lo farà direttamente dal server. Potreste avere il problema del blocco all'inizio quando accendete il PC, che vi chiederà di premere il pulsante F1 per poter avviare il BIOS in default. Voi fatelo. Comunque, se avete qualche dubbio o qualche domanda ponetela pure nei commenti oppure contattateci sui nostri canali social Instagram e Facebook nella sezione dei messaggi. Lasciate un like se il video vi è stato utile. Grazie della visione e al prossimo video.